Il monumento rappresenta il mondo. Il mondo è abitato dalle persone. Le persone durante la vita devono svolgere mansioni, lavoro, e allora disgraziatamente, involontariamente più che altro, succede che durante il lavoro succede degli infortuni. C'è chi perde una gamba, c'è chi perde un braccio, e allora da questo mondo si vede la gente che muore, anzi quello è più importante, la gente che muore, e allora perde, esce dal mondo e casca per terra, casca dove il mondo non esiste più. Dove un giorno sorgeva il Fabbricone, oggi troviamo il monumento Anmil dedicato alle vittime degli incidenti sul lavoro. Partono da qui le celebrazioni aretine per la 66esima giornata nazionale per le vittime del lavoro, per poi concludersi in prefettura. Il quadro tracciato dal presidente provinciale e regionale è però preoccupante. Nel 2016 ci si ammala ancora di lavoro e gli infortuni aumentano. Tant'è che nel 2015 abbiamo avuto un incremento di circa 30% sui decessi sul lavoro. Oltre questo, le denunce di infortunio erano in calo ancora nel 2015, mentre invece si sta registrando, relativo a un incremento dei posti dell'occupazione, un incremento anche delle denunce degli infortuni sul lavoro, che ad oggi, nei primi 7 mesi del 2016, sono all'1,6% in più, però non in meno. Perciò la tendenza, e questo ci preoccupa molto, è quella di sì un aumento dell'occupazione, ma subito dietro sta arrivando quello che noi temevamo, e cioè che con la ripresa del lavoro si ritorni a crescere anche con gli infortuni sul lavoro. Quindi l'attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro non è aumentata, cioè è rimasta stabile, diminuita, com'è? Secondo noi è un po' diminuita, anche perché sul totale delle ispezioni fatte dall'INAIL nelle nostre aziende, l'87% circa è risultata non conforme, cioè è risultata irregolare. Questo è un dato molto preoccupante, perché si cerca di risparmiare non investendo in sicurezza.